Bentornati a tutti ragazzi, seconda parte del primo scenario di Northern Inferno, Opening Move. Nella prima parte abbiamo cercato a più non posso i vari sottomarini, cercando di non farli passare per questo canale che vedete, ne abbiamo affondati, se non erro, 4. Andiamo a vedere. Abbiamo affondato, sì, un classe Victor, un Whisky Zulu e Foxtrot. Abbiamo affondato 4 sottomarini e abbiamo buttato giù 2 aerei di ricognizione sovietici. Però il nostro punteggio, invece di essere bello alto, è semplicemente a 100 punti. Perché? Perché abbiamo perduto 3 navi, no, 2 navi, scusate, 2 navi e un elicottero. L'elicottero l'abbiamo perso a seguito di aver perso questa nave perché era la sua base. L'abbiamo spostato su una nave la più vicina che c'era, ma non aveva carburante per arrivare, quindi ha finito il carburante e l'abbiamo perso. E queste 3 perdite ci hanno fatto andare sotto a meno 300 punti, quindi poi abbiamo fatto fuori questi 4 sottomarini e siamo tornati al punteggio di 100 punti. Adesso stiamo cercando questi altri contatti, stiamo cercando di individuarli e di distruggerli. Abbiamo fatto una seconda sortita con i Nimrod e gli Orion dalle nostre due basi navali, basi aeree. Stiamo aspettando che arrivano in zona. Nel frattempo, quelli che già ci sono stanno buttando giù, sono buoi a più non posso. Qua abbiamo un altro T-195, sicuramente Recon, che si sta avvicinando. E siamo in attesa di trovare un altro sottomarino. Credo che comunque non succederà con molta differenza perché abbiamo riempito di sonobuoi l'aria, quindi a breve dovremmo trovarne un altro. Continuiamo velocizzando, aspettando il momento propizio. Il nostro scenario finisce tra 2 giorni e 20 ore. Questo sicuramente è Nimrod che viene a fare la ricognizione. Riusciamo veramente a individuarlo questo, eh? È incredibile. Con tutti questi sonobuoi che ci abbiamo giù. Bene. Questo sta seguendo le tracce. Beh, se passano per il canale e devono passare sul canale, per il canale, dovremmo andare a dare un'occhiata anche a questi due qui, eh. Questo abbiamo perso da 32 minuti, ma questo no. Vediamo un po' che ci abbiamo. Qui nulla. Questo è quasi a corto di carburante. Questo anche. Questo. Possiamo mandare questo. Andiamo a far dare un'occhiata là. Qua si sta avvicinando l'aereo da ricognizione. Vorrei attivare i radar così lo facciamo fa secco, però preferisco
ci abbiamo qualche sottomarino vicino, ci fa il culo, quindi adesso lascerei così. Ah, questo sta continuando comunque a tirare giù i sonobuoi, quindi io lo farei girare di qua, sì. Mentre prosegue. Ok, anche questo si sta andando a fare tutta la zona di incertezza. Beh, ad ora abbiamo ancora 1, 2, 3, 4 contatti. E mancano 2 giorni e 18 ore. La zona è bella piena di sonobuoi, quindi non credo che ci hanno molte strade da cui fuggire. Da qui devono passare, quindi siamo solo in attesa che passano. Il TU-95 che abbiamo detto prima è qui. C'abbiamo pure il rim qua. Voglio dire, un paio di rim è d'obbligo. Adesso si è allontanato dall'area, dalla nostra area da cui possiamo sparare missili. No, sta andando via. Io rispingerei anche tutto, eh. No, siamo un segnalino per i sottomarini. Ok, proseguiamo. Se riuscissimo a individuare questi tre contatti che continuano a gironzolare qui intorno, non sarebbe male. Che abbiamo ancora la gemma accesa qui. Spingi, spingi, spingi. La spenga. Qui intanto abbiamo questo Orion che giustamente, come gli avevamo detto, stanno andando a dare un'occhiata a questi altri due contatti che stanno qui su. Visto che siamo già abbastanza qui in questo canale. È incredibile che si stanno ficcando proprio nell'unico buchi che abbiamo dove non stanno i sonobuoi. Qui siamo stati individuati e ci hanno appena sparato. Ci hanno appena sparato. Però sparando, ci hai detto dove sei. Abbiamo elicotteri qua, o ancora no? Sì, uno. Facciamolo partire.
ragazzo, questo è veramente vicino. Ma ringraziando Dio l'abbiamo fatti secchi quei missili. Voglio andare con l'elicottero a dare un'occhiatina qui, perché era da qui che sono partiti i missili. Questo sta cavitando, sarebbe il caso che la pianti. Andiamo a vedere. Magari lo trovi anche, no? 500 e torna in base, direi che è meglio, va. Vediamo se l'altro olio non è arrivato ai due contatti. No, ancora no. Satellite russo che passa. Questi sono RTB. Qui stiamo cavitando un'altra volta. Vi volete far sparare quindi praticamente. Niente, proseguiamo con la nostra ricerca, continuiamo a cercare sottomarini. Altro Orion che arriva. Dove l'abbiamo preso? Eccolo qua. Ok, un altro aereo TU-95 da ricognizione sovietico l'abbiamo abbattuto. Ma questo è rilevante perché, oddio, rilevante, almeno non dà la nostra posizione sottomarini, però per quanto riguarda il discorso del punteggio, è irrilevante perché l'abbattimento di aerei non porta alcun punteggio, solamente l'affondamento dei sottomarini, che stiamo continuando a cercare di trovare. Facciamo una svolta indietro di qua. Anzi, facciamo così. Altri contatti biologici. Ci pure questi quattro contatti che sono rimasti stanno qui, eh. Buchi 39. È partito dalla base nemica un altro TU, ma quanti ce n'hanno? Tanto gliela abbattiamo tutti. Questo è un RTB. Tutti questi stanno rientrando.
qualche manovra che ci dà qualche possibilità qua. Adesso sta rientrando, ok. Sempre in attesa di individuare altri sottomarini, eh? Intanto lo scenario prosegue, mancano 2 giorni e 18 ore. L'abbiamo trovato finalmente uno. Ne abbiamo beccato un altro, eccolo qua. Con un torpedo MK46. Ok, bene. Molto bene. Quindi adesso siamo a 200 punti. Beh, come detto prima, è naturale che con tutti questi sonobuoi e tutti questi aerei Orion e Nimrod che stanno controllando questo pezzo di canale, prima o poi, dato che devono passare per qua, mettono lo zampino su qualche sonobuoi, lo individuiamo e gli tiriamo un bel torpedo. Altro Recon che sta arrivando. Questo l'hanno perso da un'ora e mezza. Biologico, biologico. Satellite russo Eurosat. Il Buki 40, altro TU-95, sicuro. Sicuro come la morte. Se fa un salto qui da noi, ci abbiamo 14 rim pronti, sì, sparro da mandargli. Guardate a quanti sonobuoi è collegato quest'Orion. Perso da 3 minuti, perso da 2 ore. Perso da 2 ore. Ok, non ci resta che aspettare. Questo non è che l'hai beccato tante volte, che ti stai facendo tutta la zonina per bene, da bravo ragazzo. Noi ti diamo una mano, se tante volte lo trovi. Mandagliene almeno 3. Se lo dovessi trovare tante volte. Questo è completamente perso ormai sto contatto. 2 ore e 24 minuti. Quindi lo possiamo anche lasciar perdere. Adesso è ancora più complicata perché essendo meno i contatti, credo che saranno rimasti 2 o 3 sottomarini. La storia è ancora più complicata. Non devi capitare però. Assolutamente no. Non c'è cosa peggiore quando sei contro i sottomarini che c'ha le navi che vanno in cavitazione. Ti trovano subito e ti sparano tutto quello che c'hanno e sei fatto.
Proseguiamo e vediamo. Ripartono i nostri Nimrod dalle basi. Ok. Abbiamo qualcos'altro, no? Di qua. Classe Zulu. Questo è un diesel? Sì. Bughi 41. Ancora. Continuano a far decollare i TU-95. Aspetta però, eh. Qui abbiamo disponibile un elicottero? Sì. Un Wasp. Facciamolo partire. E qui. Vattelo a cerca qui. Qui c'era apparso il contatto del. Dell'aereo da ricognizione sovietico. È sparito, vabbè. Ferma tutto. È riapparso l'aereo? Sì. È riapparso l'aereo qua sopra. Nemmeno impegnarci, tanto non ci dà punti, quindi andiamo avanti. Contatti biologici, il TU sta scendendo. Classe Charlie. Classe Charlie. Nucleare con missili guidati. Tubi per torpedo. Reattore nucleare. Troviamo più nulla, ragazzi, eh? Non ce la fai a fare tutta la zona di incertezza con l'elicottero, non ce la fai. Però questo Nimrod sì. Per ora la situazione è un po' statica, eh? Qualche altro aereo disponibile, ancora no. Ne abbiamo 9, un'ora, 59, un'ora. 2 ore, 1 ora e 58. Ok.
Andoia, Andoia questa. Niente, stiamo continuando a pattugliare questo fazzoletto di mare in cerca di sottomarini. Però niente, ragazzi, non troviamo nulla. Abbiamo sempre qualche aereo sovietico da ricognizione che ci vola sulla testa, ogni pochino passa sulla nave giusta e si prende un rim e viene abbattuto. Alla conclusione dello scenario ancora 2 giorni e 12 ore. Sto sparpagliando le navi a più non posso. Gli aerei anche. Questa che c'è lì, sì. Ripartono, altra sortita dalla base. Tutti i contatti biologici, ragazzi. Ma i sottomarini che fine hanno fatto? Ce ne sarà forse rimasto uno solo, inguattato chissà dove. Velocizziamo un po'. Cinque, 15 minuti è una bella velocità, eh? Eppure non riusciamo a individuare nulla. Altro aereo da ricognizione sovietico. Se si dirige verso questa flotta qui ha pane per i suoi denti. Ecco, Bughi 44. Detettato, trovato dal radar. Eccolo. Eh sì, partono tutti quanti da qui. Accendiamo un po' il radar qui.
ce lo facciamo questo? Mi sa che passa lontano. Passa lontanino. Ancora nessun sottomarino, eh? Ancora niente. Abbiamo due, facciamoli partire. Un altro Recon che sta arrivando, uno che se ne va. Altra sortita per gli Orion che ritornano nella zona. A mettere giù sono buoi. Questo è sempre il nostro TU-95 che sta arrivando. Qui ci abbiamo tutto acceso. Viene qua dritto per dritto. Se passi qua sopra, attenzione, abbiamo trovato e affondato un altro sottomarino. MK46 torpedo B61 affondato. Non abbiamo nemmeno visto dove perché ero a 30 di velocità. L'importante è che con quest'altro affondamento siamo andati a 300 e abbiamo raggiunto una vittoria minore. Proseguiamo. Ce lo siamo perso questo. Altro contatto, buchi 46. Ma sempre quelli rilevati da i radar della costa. Quindi sostanzialmente quanti ne abbiamo affondati fino adesso? Abbiamo affondato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e no, questi sono aerei. Abbiamo affondato 6 sottomarini e abbiamo buttato giù 3 aerei. 3 aerei con questo 4, perché il furbo è passato dove non doveva. C'è il RIM che gli sta arrivando, ma non l'ha preso. Devi fare le braccine corte, manda. Ecco, vedi? Se ne mandi tre, uno alla fine arriva sempre. Ok, abbiamo abbattuto un altro TU-95. Proseguiamo sempre e solo in cerca di sottomarini. Abbiamo affondati 6 e mancano 2 giorni e 8 ore alla fine dello scenario. Siamo in cerca dei rimanenti sottomarini. Qui stiamo cavitando. Sarebbe il caso
che rallenti, perché non lo vogliamo, la cavitazione non la vogliamo. Un aereo disponibile, lanciamolo di qua, 2 per la pattuglia in zona 2, vai, stanateli. Ora sicuramente ripartirà un altro TU-95, forse l'hanno finiti. Quanti gliene abbiamo fatti fuori? 4. Ce ne saranno ancora? Sono curioso, guarda. Nel frattempo che aspettiamo di beccare qualche altro sottomarino. Goblin 47. SSG Classification. Da un suono bui. Un suono bui è stimato 678 miglia. Eccolo. Mandiamoci qualcuno. Mandiamoci qualcuno, dico io. È fuori dall'area, però. Cioè, almeno. È lui che abbiamo trovato. Cerchiamo di beccarlo. Classe Juliet. Questo c'è i missili teleguidati, ma è un diesel del 1991. 3200 tonnellate. Fatti un giro di là. Ok, non ci siamo un altro po'. Ma che poi, come al solito, stai le ore a velocizzare, come è successo prima, no? Quando beccano il sottomarino, in una frazione di secondo lo affondano e non fai nemmeno in tempo a vedere dov'era. Che poi penso che ormai ce ne siano rimasti massimo uno o due da affondare. Abbiamo fatti fuori 6. Oddio, mancano an ancora 2 giorni e 6 ore alla fine dello scenario. È che non giocandolo come campagna, ma giocandola come giocatore singolo, come singolo scenario, non ti appare qui sotto il punteggio da raggiungere per vincere lo scenario, quindi siamo un po' alla cieca. A quest'ora saremmo dovuti essere a più di 1000, però col fatto che ci hanno affondato due navi e ci hanno abbattuto e ci è cascato un elicottero, eravamo a meno 300. Siamo riusciti a risalire a 300 punti affondando i sottomarini. Quindi suppongo che o dobbiamo affondare tutti i sottomarini che ci stanno o dobbiamo raggiungere un punteggio prestabilito che non sappiamo. Velocizziamo un po'. Rimane comunque il fatto che dal briefing i sottomarini devono passare per questo fazzoletto di mare che noi stiamo controllando.
che dobbiamo impedire che passino per qua. Quindi. Quindi è solo questione di tempo. Tre aerei disponibili qui. Andate ragazzi, andate. Andiamo a rompere le palle alla zona di incertezza di questo Juliet per capire se magari lo becchiamo. Piedi. T195 non ne partono più. Sembrerebbe. Sembrerebbe di no. Questo naturalmente non ce l'ha fatta nemmeno arrivare laggiù perché col carburante sta già in RTB. E siamo sempre qui in attesa che lo zampino di un sottomarino si affacci magari a qualche nostro sonobuoi come l'ultimo. Un altro contatto biologico. Biologico. La porta a secco. Bene ragazzi, io chiuderei qui la seconda parte di questo primo scenario di Northern Inferno. E ci vediamo al prossimo video per la terza parte. Un saluto a tutti!